Ciao, benvenuti o bentornati nel Cigno e Grifone. Io sono Anna. E io sono Daniele. Oggi continuiamo la serie di video sulle attrezzature da difesa e di attacco delle persone povere, o comunque magari contadini, insomma, delle persone non abbienti. Come l'altra volta abbiamo fatto l'altro video, se non vi ricordate andatevelo a vedere, ve lo lasciamo qui, il video sulla frombola, che è la prima parte di questa serie. Se vi piace, insomma, sosteneteci come sempre, scrivete, mettete mi piace, eccetera. L'attrezzo che andiamo a fare oggi insieme è il fustibale. Ovviamente ricordiamo sempre che quello che realizziamo lo proviamo e lo testiamo in un luogo, come potete vedere, chiuso, privato, non contro persone, non contro animali, ci teniamo a ribadire, e quello che facciamo non serve a creare ulteriori problemi o dinamiche poco felici, quindi o anche danni a terzi, quindi mi raccomando se lo costruite, insomma, un occhio di riguardo. Più di un occhio di riguardo. Per favore. Per realizzare il fustibale, come si faceva nel Medioevo, ci occorrono dei materiali alquanto facili da reperire e molto semplici, quindi che erano quasi in ogni casa al tempo del Medioevo. Una mazza, come potete vedere, che più o meno ha una lunghezza dal metro al metro e 40. Noi abbiamo scelto questa che è in faggio perché è abbastanza resistente. Un pezzo di cuoio come stoffa perché è molto più resistente rispetto a uno straccio che comunque alla lunga si rompe o si può deteriorare attraverso lo sfregamento della pietra. Quindi delle corde e dei coltelli per poter lavorare sia il legno che gli altri materiali. Come si costruisce il fustibale? La prima cosa da fare è creare una scanalatura che ci servirà dopo, quando andremo a mettere la corda. La scanalatura semplicemente la andiamo a fare con un coltello, possiamo farlo anche con un coltellino, da intaglio, possiamo farlo anche col coltello grande, però per farvi vedere, insomma, la facilità di costruzione di questo oggetto, noi utilizziamo il coltellino piccolo. È praticamente una V che dobbiamo creare sul legno. Storicamente è possibile ritrovare il fustibale in quasi ogni tipo di iconografia, che possa essere anche un bassorilievo, perché era molto comune e molto utilizzato. Addirittura le prime fonti risalgono ai tempi dei Romani, quindi comunque era veramente uno strumento utilizzatissimo e conosciuto da tutti. All'epoca dei Romani questo simpatico arnese non era utilizzato dalla classe contadina, diciamo, con dei combattenti occasionali, perché, come i frombolieri, erano un reparto molto particolare dell'esercito romano, andando a difendere i soldati scagliando le pietre al di sopra delle teste dei soldati e andando a colpire l'esercito avversario. Finito la nocca, l'inclinazione della parte superiore deve essere all'incirca tra i 42 e i 45 gradi. Adesso andiamo a tagliare a misura la nostra corda, che dovrà essere più o meno la metà della nostra asta, quindi a occhio. Magari la tagliamo un po' più lunga per poter fare il nodo, quindi più o meno questa lunghezza penso che vada bene. Gatto permettendo, forse riesco a fare quello che devo fare. La legatura quindi andrà fatta a una distanza che va tra il palmo della mano e la spanna. Ovviamente la mia mano è più piccola della sua, quindi prendiamo come misura la mia, calcolando più o meno 5 dita. Per la legatura useremo un filo più sottile di juta. Quindi, posizionando la misura che avevamo scelto, andremo a legare con questo filo più piccolo, avvolgendo completamente il nostro filo e stringendolo bene in modo che si fissi. E la prima parte è fatta. Tagliamo la pelle per fare il sacchetto che andrà poi a reggere la pietra. Visto che questa è una, diciamo, parte di pelle che usavamo per fare scarselle, taglieremo questa parte qui in modo che
letto semicerchio funga esattamente da coppa. Ora ovviamente andranno fatti i buchi, i fori, in modo che lei si possa poi piegare in questo modo. Quindi come spazio sempre un dito dal bordo. Andrà poi allargato in base alla circonferenza della corda che voi sceglierete. Nel nostro caso è abbastanza doppia, quindi deve essere un foro bello importante. Come vedete, oggi abbiamo anche la supervisione Di un gatto. Esatto, un aiutante d'eccezione, anzi di una aiutante d'eccezione. Sì, l'altra volta è entrata nel video camminando di soppiatto, oggi ha deciso proprio di essere protagonista perché è un gatto e quindi fa quello che vuole. Insieme a, non ho ben capito cosa siano questi. Una volta terminati i fori, possiamo andare a introdurre la corda. Quando la nostra corda sarà entrata nel foro, non resta che legarla, però prima di legarla dobbiamo controllare se è esattamente a metà. Ora possiamo legarla. Successivamente lo possiamo tagliare. È mia la corda. Adesso non resta che controllare la lunghezza dell'altra corda, quindi calcolare anche il cappuccio. Nel momento in cui abbiamo regolato le due corde, controlliamo se il nostro cappio fa sì che il sacco si chiuda esattamente a metà e, tra virgolette, sarebbe già pronta per essere provata. Però, come vedete, è comunque ancora molto aperto. Noi dobbiamo fare in modo che la pietra non scappi proprio dal sacchetto durante la fase di tiro, altrimenti ci cade per terra e vanifica tutti gli sforzi. Quindi quello che dobbiamo andare a fare è creare una piccola cucitura laterale per far sì che il sacchetto diventi più avvolgente e la pietra vada in avanti e non rimanga da noi. Una volta fatti i buchi e cucita, abbiamo uno spazio perfetto per mettere la nostra pietra e avere un tiro anche più comodo. Facciamo semplicemente una prova senza peso per vedere se tutto funziona. E tutto funziona. Ora non resta che testarlo. Noi ne abbiamo fatto un altro prima di questo che abbiamo realizzato insieme, a cui abbiamo fatto delle piccole migliorie, quindi delle piccole modifiche. Come potete vedere, abbiamo messo un cordino più piccolo per stringere la coppetta ancora di più, oltre la legatura che abbiamo fatto poco fa, in modo che sia ancora più stretto il tutto e che possa girare il meno possibile quando poi si lancia. Adesso andiamo a fare due prove. La prima con quello che abbiamo costruito insieme e la seconda invece con quello che abbiamo costruito tempo fa. Con delle pietre di peso, diciamo, sempre crescente, ma non andremo ad utilizzare pietre troppo pesanti. Come si carica il fustibale? Per prima cosa si prende il cappio, si aggancia sulla nostra tacca e si mette la pietra all'interno del sacchetto. Come vedete, la cucitura, come vi dicevamo prima, impedisce al sacchetto di roteare. Nel momento in cui la pietra è posizionata, afferriamo un'estremità del fustibale e con l'altra circa la metà, andando a fare una rotazione. Il tiro è molto blando perché non voglio esagerare troppo con la forza. Andiamo a fare il secondo tentativo. Come vedete, abbiamo tirato una pietra grossa quanto la mia mano, con una facilità estrema e anche con una forza elevata, insomma. Una particolarità del fustibale è che nel corso dei secoli ne sono stati creati vari tipi
per lanciare pietre di varie dimensioni, ma soprattutto di vari pesi. La linea generale è quella che più è lunga una corda, più il peso della pietra poteva essere elevato. Questo ovviamente arriva circa a metà della sua lunghezza, quindi può tirare pietre di circa 100, massimo 200 grammi. Alcuni modelli potevano tirare anche pietre di 400 o 500 grammi, quindi immaginate un sasso del genere caricato all'interno del sacchetto e scagliato, con la distanza che raggiungeva, che danno poteva fare. Adesso andiamo a provare l'altro fustibale facendo qualche prova di gittata. Questa è quella che abbiamo fatto tempo fa. L'abbiamo fatta un pochino meglio andando a fare un'impalmatura sulla corda per farla reggere meglio, e abbiamo cucito il sacchetto in modo tale che non possa girare durante la fase di lancio. Praticamente ricavata da una mazza della scopa. Tornando al discorso di prima, questo arnese può essere fatto veramente con tutto. E adesso facciamo la prova. E facciamo il test di gittata. Ora, io non sono un esperto di fustibale, però voglio dire, io sto facendo veramente un minimo sforzo e comunque la pietra sta raggiungendo una bella distanza. Questo è andato lontanissimo. Come potete vedere, è andata oltre quegli alberi là, non la prima fila, quella che sta dietro. Con il braccio non ce l'avrei mai fatta ad arrivare così lontano, quindi immaginatevi durante la difesa di un castello o durante un attacco da parte di una cavalleria tirare delle pietre a questa distanza, cosa significava per gli avversari. Utilità l'abbiamo spiegata bene. Come vi dicevo prima, è la prima volta che provavo un arnese del genere e neanche io immaginavo la sua potenza. E che dire, adesso torniamo di là. Il video finisce qui, spero che vi sia piaciuto, che l'avete seguito, vi siete incuriositi, se avete domande, curiosità, come sempre scrivete, commentate, mettete mi piace e sostenete questo nostro progetto di vita e di scelta. E niente, ci vediamo alla prossima, grazie, ciao! Ciao!